ragazzi, siamo arrivati da Eurospin, stiamo prendendo il carrello e adesso vi devo far scoprire tante cose buone e sane. Eccoci ragazzi, allora perdonate i miei capelli un po' sconvolti perché fuori piove. Siamo venuti da Eurospin e adesso vi faccio vedere tutto quello che compro. Lasciate tanti pollici in su se vi piacciono i miei video a supermercati. E faccio adesso, voglio prendere un po' di verdure e anche un po' di pesce, vi farò scoprire una cosa bellissima. Qua mi sembrano buoni, costano anche poco, che dici, ne proviamo uno? Sì, proviamo questo qua, il minestrone di verdure. Buono. C'è anche il purè. Comunque sono buone e costano poco queste verdurine, anche queste mi piacciono molto. Ah, ci sono anche i lamponi, però sono un po' anneriti. Lamponi? E c'è questo. Questa quanto costa? Questa che cos'è? Questa è una cosa pure che mi piace tantissimo, sono mix di pomodori secchi e frutta secca, sono troppo bellini e costano 69 centesimi. Ho appena visto una cosa particolarissima, gallette di riso, yogurt e arancia, cioè ricoperte di yogurt e arancia, ovviamente sono piene di zucchero e cose varie, però sono troppo carine. E poi ci sono anche questi crostini, no vabbè io adoro i crostini, sicuramente saranno pieni di olio di palma, ebbene no, però ci sono i monoigliceridi di acidi grassi, vabbè comunque sono schifezzine, insomma se le vuoi te le mangi, non stai a badare, insomma sai che non stai mangiando qualcosa di sano, però ci sono le garrette di farro, queste mi piacciono molto, queste mi piacciono e contengono solo farro, queste le prendiamo. L'albume d'uovo, ragazze, finalmente che bello, adesso ne prendo. Non è proprio economico, vabbè, comunque ne prenderò un po' perché comunque mi servono e piuttosto che andare girando e consumare benzina, li vedo qua alla fine la stessa cosa, però insomma il prezzo non è proprio economico. Mi sembra un buon prezzo questo salmone affumicato perché è 150 grammi e costa 3,39, quindi lo prendo perché a me ogni tanto piace, anche se è pieno di sale non è proprio sano, però ogni tanto mi piace mangiarlo. C'è anche il pesce spada affumicato, anche mi piace. Sono, cioè, essendo che sono affumicati, sono comunque non proprio sani, però ogni tanto ci sta. Mi piace mangiare anche i burger di soia e sto controllando questi, solo che dentro c'è destrosio e varie cose, maltodestrine, non mi convincono, sono un po' troppo pieni di robe. Vediamo questi qua di farro come sono, anche qua c'è zucchero. A me quando sono troppo pieni di cose non li prendo più. Questo poi è il reparto del male, amore, con tutte le patatine. Queste patatine, madò, quante ne ho mangiate da piccola. Sì, vabbè, amore, ma cioè ormai siamo grandi e dobbiamo mangiare sano, vero? Abbiamo questa missione. Oh, queste, amore, queste gusto paprika, no, vabbè. Perché esistono? Una pasta che non avevo mai visto. Senza glutine, quindi di mais e riso. Comunque questa pasta senza glutine va mangiata comunque post workout perché ha un alto indice glicemico, quindi non è che perché senza glutine ti puoi scofanare, altrimenti è meglio quella integrale. Io cerco di variare un po' di tutto. Marca che vi volevo far vedere, Ondina, che è molto buona, però vedo che il tonno c'è solo all'olio. Io invece lo volevo naturale. Naturale Non non c'è. c'è, non credo. Va bene. Anche questo è buono, questo lo prendiamo. Questo è naturale, fletti di salmone naturale, questi li prendiamo. E costano anche poco. Di altre marche più conosciute, quelle tipiche da supermercato, costano perlomeno il doppio. Quindi questo lo prendo. Questa mi piace molto, la polpa fine, quindi che già è più piccolina di questa marca Amo Essere Biologico, che ho visto sempre solo qua all'Eurospin, e mi piace, quindi la prendo. E finalmente ho cercato il reparto Ondina con questi filetti di pesce che sono molto buoni. Sì, ovviamente mi hanno sgridato e cacciato dall'Eurospin. Non scherzo, cacciato no, però mi hanno sgridato perché Eurospin non vuole che si facciano i video. Comunque noi Eurospin ti facciamo tanta pubblicità, Carita ti fa tanta pubblicità perché comunque ci sono tante cose buone e costano anche poco. Ovviamente in questi supermercati tipo Eurospin, Lidl, bisogna andarci coi piedi di piombo perché ci sono anche tante cose che non vanno bene, ovviamente tante cose con ingredienti, insomma, schifezze che io non compro personalmente. Quindi vi farò vedere la selezione delle cose che ho comprato e quando vengo vado diretta e compro sempre le stesse cose, quindi spero che vi faccia piacere questo video. Adesso torno a casa e vi faccio vedere tutta la mia spesa. Ciao.
hanno cacciato, anzi mi hanno detto di non firmare, vabbè, mi hanno richiamato, vabbè, non fa nulla. Vi faccio vedere, io nonostante ciò vi faccio anche la pubblicità, le rospine, perché alcune cose sono buone, altre cose sono schifezze, soprattutto i cosmetici. Sono rimasta allibita proprio da alcuni prodotti cosmetici. Quindi, invece per quanto riguarda il cibo, qualcosa di buono c'è, anche se, vi ripeto, dovete andarci con i piedi di piombo. Io ho preso queste cose qua. Ho un po' di verdurine surgelate per quanto non, quando non ho il tempo di comprare le verdure, perché lo sapete, preferisco sempre fresche. Cavolfiori. La cosa che volevo consigliarvi sono questi filetti di pesce. No, questi no. Quelli là surgelati. Ho preso varie cose, vi faccio vedere. Allora, ho preso il cuore di filetto di salmone di questa marca Ondina, con cui mi trovo davvero davvero bene. Per quando, anche qua, non ho il tempo di andare a comprare il pesce fresco, mi trovo bene con questi qua, hanno un buon sapore. Di solito fanno schifo, il pesce surgelato ha veramente un bruttissimo sapore. Queste invece sono buone e non costano neanche tanto. Quindi ho preso, cioè vado di fretta perché le voglio mettere al congelato, perché se scongelano insomma non vanno bene più. Ho preso il salmone, poi ho preso il tonno, poi ho preso eccoli qua, i filetti di branzino, cioè che è difficilissimo trovarli così. Sono buoni, ragazzi, provateli perché sono buoni. Sembra quasi di mangiare pesce fresco. E io non ho sempre tempo di andare dal pescivendolo, il pesce, eccetera. E ho preso anche il merluzzo, tutte della stessa marca Ondina. Adesso metto tutto nel congelatore. Ok, poi ragazzi, ho preso anche questi qua Ondina, che invece il salmone, questo non è surgelato, questi sono filetti di salmone al naturale. Anche questi qua a volte mi salvano la giornata, quando vado proprio di fretta, non c'ho tempo, invece di mangiare la solita fessa di tacchino, la solita bresaola, e voglio un po' di pesce, e magari sono stufa di mangiare sempre tonno al naturale, mangio questo qua. Questo è come se fosse tipo il tonno al naturale e, oh mio Dio, il salmone al naturale. Poi ci metto le verdure, ci metto una fonte di carboidrati e ho fatto. Poi ho preso i funghi, poi ho preso l'albume, ovviamente, non può mai mancare, altri funghi, e poi ho preso, questo qua, questo è uno yogurt che non ho mai provato, di questa marca Amo Essere, senza lattosio. Mi incuriosisce questa cosa, perché molto spesso mi sta facendo questa cosa che non digerisco. Voi sapete, io non bevo latte, vaccino, però anche per lo yogurt a volte non lo digerisco, quindi voglio provare questo qua senza lattosio. Fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovati. Questi sono troppo carini, sono mix per insalate e li adoro, cioè io li apro, me li mangio così, sono troppo buoni. Contengono praticamente frutta secca, semi di zucca, granella di mandorle e pomodori secchi. Sono molto molto buoni da mettere nelle insalate, ragazzi, sono favolosi. Oppure ve li portate dietro, ve li mangiate come snack spezzafame. Altro albume. Poi ho preso il lievito per fare la pizza e poi ho preso questa qua, mi ha colpito molto, la polpa fine di pomodoro, sempre di questa marca Amo Essere Biologico, che è la prima volta che la vedo da Eurospin. Ed è molto bello perché la polpa spesso è in pezzettoni troppo grandi. Ok, poi ho preso l'insalata, questa qua è mista, ci sono i vari tipi e mi piace molto. Poi ho preso sempre di questa marca, che veramente mi ha colpito, queste gallette di farro, perché a me spesso le gallette di riso le trovo un po' anonime, cioè quando le mangio senza né niente praticamente, ragazze, quindi prendo queste qua di farro che hanno quella croccantezza e quel sapore un po' più intenso, quindi mi piacciono. E poi ho trovato a un buon prezzo anche il salmone e il pesce spada affumicato. Come vi accennavo al supermercato, io non mangio molto spesso questi tipi di prodotti, perché essendo che sono affumicati comunque contengono aromi, comunque contengono molto sale, quindi soprattutto per la ritenzione non vanno molto bene, però a volte anche questi mi salvano quando non ho nulla in frigo. Oppure questa qua piace tantissimo a farlo sulle farfalle. Mettete le farfalle con un po' di yogurt oppure un po' di quark a posto della panna e questo salmone affumicato vi viene un'ottima pasta. E anche questo qua stessa cosa, sono quelle cose che comunque fa comodo avere. Poi ho preso anche questa qua, un minestrone di verdura. Allora, voi dovete sapere che io non amo i minestroni già pronti, cioè non mi piacciono proprio, però purtroppo non ho il tempo di prepararmi le cose e trovo molto più buoni questi qua di queste già pronti in queste ciotole piuttosto che quelli surgelati.
Questo è una doppia porzione di minestrone di verdure di questa marca stuzzicami 100% vegetale prodotto in Italia. Senza conservanti, fresco, con olio extravergine d'oliva. Promette bene, ovviamente lo devo provare, però ho provato altre cose. In questa soluzione qua io la preferisco rispetto al surgelato per i minestroni, perché sanno proprio di plastica, quelli là surgelati non mi piacciono. Poi, ho preso il latte di avena, che è una cosa che a me piace tanto, da alternare al latte di soia o comunque latte di mandorla, altri latti vegetali. Granarolo abbolito, perché c'ha sempre zucchero e altre cose. Questa marca Homo Essere Biologico c'aveva questo latte di avena con non solo avena, un po' di olio di semi, vabbè, pochissimo, e quindi l'ho preso perché comunque mi piace. Il latte di avena è molto molto leggero, da alternare sempre a quello di soia per non mangiare troppa soia. E ho preso, come lo yogurt magro, anche lo yogurt greco senza lattosio, quindi sono curiosa di provarlo. Questo è al 2%, quindi non è proprio senza grassi, però a volte uno si applica, no, su un 2% di yogurt di grassi e poi basta che ti mangi un po' di prosciutto che c'è un residuo di grasso, è la stessa cosa. Quindi vi ho detto 2% di grassi assolutamente non fa nulla, e voglio vedere se è più leggero di quello greco, diciamo, normale, perché questo è senza lattosio. Poi un'altra di polpa fina, che mi è troppo piaciuta, e un altro di salmone ondina. Ah, poi ho preso questo qua, questo è un vassoio Shabby, era troppo carino, costava tipo 10 euro, molto bellino, e mi ha colpito molto. Comunque, l'Eurospin a cui sono andata io sta a Mugnano, perché è di Napoli, perché spesso mi chiedete anche dove trovare i supermercati, ed è aperto da pochi mesi, penso, perché io non l'avevo mai visto. Sta proprio vicino al Lidl, quindi se andate potete fare sia Lidl che Eurospin. Per quanto riguarda i cosmetici, come sapete io ormai utilizzo solo prodotti bio naturali 100% top, eccellenti, scelti e provati da Carlita, che potete trovare sul mio shop online Carlita Shop. Ho creato quello shop anche per voi, per consentirvi di andare sul sicuro e comprare cose veramente veramente buone, che funzionano, che sono di qualità, una qualità superiore. Quindi io, e molto spesso i prezzi stiamo là, quindi alla fine io, usando sempre quei prodotti là, non mi metto a comprare cose che comunque sono più scadenti, perché poi non basta solo leggere bio, bisogna anche andare a vedere dietro quell'azienda gli ingredienti. Molto spesso adesso è facile, si scrive bio, ma c'è bio e bio, insomma. Quindi io mi affido a determinate aziende, appunto, che poi ho inserito nel mio shop, che veramente so che utilizzano prodotti di qualità, e veramente utilizzando quei prodotti vedi la differenza sulla pelle e sui capelli. Ecco perché non compro più queste cose che per me sono più scadenti. E anche per il cibo, cioè lo stesso discorso è per il cibo. Come avete visto, io compro ad esempio lo yogurt, le cose, il latte, queste cosine, no, confezionate. Però ad esempio se dovessi comprare del pollo oppure del pesce fresco, preferisco sempre rifornirmi a chi mi dà più garanzia, no? Non mi metto a comprare, avete visto, non compro carni eccetera, non le compro perché non mi fido, preferisco comprare di qualità. Questi comunque sono sempre supermercati di sottomarca, tra virgolette. Io preferisco a rivolgermi al mio macellaio di fiducia e prendo la carne genuina, insomma. Poi ognuno fa come gli pare. Questa è la mia filosofia e la mia idea. Io spero che il video vi sia stato utile. Come al solito lasciatemi un bel pollice in su. Vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!